dei mega tutorial che andrò a realizzare utilizzando la palette della Neve Cosmetics Makeup Delight che ho preso a dicembre con i soldi che mi hanno regalato i miei genitori. Grazie mamma, grazie papà. Allora, andrò a realizzare una serie di tutorial utilizzando solo ed esclusivamente per gli occhi, perché è una palette occhi, solo ed esclusivamente i colori di questa palette. Oggi ne ho utilizzati due, che sono praticamente, dietro ci sono scritti i nomi, ho utilizzato Pacifico e Casa Delight, quindi rispettivamente questo verde molto iridescente, scuro e luminoso allo stesso tempo, molto 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 bello, e questo viola stupendo. Quindi Pacifico è questo e Casa Delight è questo. Questa palette ha dei colori molto particolari con cui si possono realizzare dei make-up molto molto scenici, molto molto strong, perché sono dei colori molto pigmentati. Io adoro, adoro questa palette. Come vedete ho un occhio già truccato, quindi procederò a truccare questo qui. Allora, inizio praticamente utilizzando la mia matita correttore della Ledilia Linea Biologica numero 418 per creare una base sull'occhio. La sfumo bene con l'anulare. Ovviamente la base trucco l'ho già, la mia base della pelle l'ho già truccata. Se volete vedere come realizzo la mia base, vi lascio qua il link da qualche parte in una scheda della mia base trucco e vi lascio anche il link sempre in una scheda di come realizzo il trucco delle mie sopracciglia, perché ho fatto due video a parte, quindi ve li lascio linkati sopra nelle schede che ho finalmente imparato ad usare. Ok, fatta la base per l'occhio, prendo un pennellino piatto, questo è quello dell'Essence, e prelevo una dose abbondante di questo verde Pacifico e lo applico picchettando. Guardate come sono pigmentati questi colori, io adoro questa palette e spero di riuscire a prendere anche le altre, perché questi ombretti di Neve Cosmetics sono davvero fantastici, ragazzi miei. Guardate qua come già dalla prima passata com'è pigmentato questo colore. Che poi tra l'altro questo colore è la prima volta che lo uso, lo sto usando con voi oggi perché comunque è abbastanza scuretto e non ho avuto occasione di provarlo comunque, quindi lo sto usando oggi con voi. Allora lo applico solo sulla palpebra mobile. Questo make up è adatto ovviamente a chi ha gli occhi grandi, perché se avete un occhio incappucciato, diciamo che mettere un colore così scuro sulla palpebra non va bene, perché praticamente diventerebbero due pozzi neri gli occhi. Quindi questo è un make-up che valorizza molto chi ha gli occhi grandi. Ed è molto bello sugli occhi scuri. Sugli occhi chiari forse appesantirebbe un pochino come make-up, però è da provare. Io penso che le cose vanno provate, quindi se comunque vi piace, anche se avete gli occhi chiari, lo potete usare tranquillamente. Ecco fatto. Ho dato questa prima passata facendo questa specie di virgola qui. Ok. Dopodiché, con un pennello da sfumatura, questo qua è un pennello
beauty trends professional, che professional che ho preso da Bernava tempo fa, prelevo questo ombrettino viola. Ne prendo poco perché comunque sono molto pigmentati. Questo qua è il Casa Delight e lo applico a piccoli tocchi sull'arcata sopraccigliare. Guardate qua com'è bello. Questi colori, guardate, sono veramente spettacolari, stupendi. Mamma mia, sono molto curiosa di provare anche le altre palette. Sono tra i colori più pigmentati che io abbia mai visto. Lo sfumate verso l'alto e verso l'esterno, ma anche un pochino verso il colore che abbiamo applicato sulla palpebra mobile per evitare gli stacchi. Fatto questo, prendete un pennello, questo è dell'Essence, abbastanza ampio, e andate a sfumare tutti e due i colori insieme in modo che non ci siano degli stacchi troppo netti. Riprendete di nuovo il vostro pennellino piatto e andate a prelevare di nuovo un po' di Pacifico e lo applicate sempre qua sulla palpebra mobile. Fatto questo, prendete un pennellino a penna. Eccolo qua, questo è un pennello preso dai cinesi, comunque molto buono. I pennelli che vendono i cinesi sono molto 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 buoni, devo dire. E vado a prelevare di nuovo Casa Delight e lo applico nella palpebra inferiore a piccoli tocchi per evitare che faccia fallout, perché sono un pochino polverosi. Infatti di base la base per l'appunto si dovrebbe fare dopo, però io preferisco sempre farla prima, non so perché. Ho questa preferenza. Ecco fatto. Andiamo a sfumarla un pochino con le dita. Perfetto. Dopodiché vado a prendere l'illuminante della Puro Bio, che il trucco occhi di per sé è finito, questi sono i due ombretti che ho deciso di unire, e con un pennello piatto preleviamo un pochino. Questo qua è quello illuminante numero 01 della Puro Bio, bellissimo, meraviglioso, il mio preferito, e lo mettiamo un po' all'angolo interno per andare ad illuminare e sotto l'arcata sopraccigliare, creando un immediato effetto lifting. Dopodiché ne mettiamo un pochino anche qua alla fine dell'occhio. Prendiamo poi la matita casual bianca della Benecos e andiamo ad illuminare l'interno della palpebra inferiore. E poi procediamo all'applicazione dell'eyeliner. Questa qua è la Super Precious Eyeliner Long Lasting e Waterproof, ovviamente ha un inci discreto, della Essence. E poi prendiamo un altro eyeliner sempre della Essence, questo è un eyeliner a penna,
Super Fine Essence Eyeliner Pen per creare una riga nel lavapapera inferiore, perché comunque con l'eyeliner a penna è molto più semplice da realizzare. Col pennellino è un casino. L'allunghiamo in un tratto qua che va dritto. Un eyeliner un po' grafica, un po' che ricorda il modo in cui metteva l'eyeliner Mina. Ok. Infine riprendiamo, infine per quanto riguarda il trucco occhi, riprendiamo la Casual Benecos e la mettiamo qua, fra le due, l'allunghiamo un pochino e la mettiamo fra le due eyeliner. Procediamo poi all'applicazione del mascara, questo è il solito Get Big Lashes Volume Boost della Essence. Applichiamo una dose molto generosa di mascara. Procedo poi a completare il make-up con un po' di contouring utilizzando la mia palette della Benecos Coffee & Cream numero 002. Applico il blush della Neve Cosmetics nella tonalità Passion Fruit. E per le labbra applico un velo di matita pastello Neve Cosmetics in una tonalità molto naturale, visto che gli occhi sono stati truccati abbastanza. La sfumo con le dita. Infine applico un po' di illuminante sugli zigomi. Ecco fatto. Il trucco è completo. Questo è il risultato. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, presto arriveranno altri tutorial con questa palette. Iscrivetevi a tutti i miei social, seguitemi su tutti quanti i miei social e visitate il mio negozio online. Ciao ciao e al prossimo video!